della Web TV della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Bruno Bearzi, Presidente, ricordando che il tempo complessivo a disposizione è di circa 10 minuti, pregandola di voler sintetizzare e non dare lettura del documento preparato per la Commissione. Ti lascio un secondo. Prego. Aspettate perché abbiamo avuto... Prego, Presidente, può iniziare il suo intervento. Ovviamente saluto i colleghi in presenza e anche quelli collegati. A lei. Deve attivare il microfono. Presidente, non la sentiamo, ha necessità di attivare il microfono, la vediamo ma non riusciamo a sentire l'audio. Mi sentite ora? Adesso sì, perfetto, prego. Volevo ringraziare lei e la commissione che lei citava, degli onorevoli Pelufo e Appendino, di avviare le correnti audizioni, convocando anche la Fingisconf Commercio in rappresentanza dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti della viabilità stradale. Nell'esprimere apprezzamento e condivisione dei contenuti presenti in ambedue le risoluzioni, si coglie l'occasione per ricordare che trattasi di contenuti, spesso perfino letterali, presenti fin dalla risoluzione numero 7.00258 dell'11 giugno 2019, a firma di Massimiliano De Toma ed altri, e comprova che le questioni rilevanti del comparto sono tanto note quanto irrisolte da anni. Se si ritiene che la rete distributiva nazionale per gestire la fase di transizione alla decarbonizzazione della mobilità possa ancora costituire un asset importante con un ruolo attivo ed innovativo e non con un patrimonio da lasciare andare in perenzione, appare indispensabile che vengano attirati investimenti per la sua modernizzazione ed appare evidente che un tanto comporta una selezione dei soggetti potenziali per sostenere tale ruolo. Tutto il contrario di ciò che oggi è diventata la distribuzione carburanti, inefficiente, sovranumeraria, polverizzata e anche infiltrata dall'illegalità organizzata. Tre temi appaiono urgenti e prevalenti e li indico non necessariamente in ordine di importanza. Uno, la ristrutturazione e l'efficientamento della rete. La rete distributiva nazionale risulta gravata da forti elementi di criticità. Il disallineamento quantitativo rispetto agli standard europei, ci sono 22.500 punti di vendita contro gli 11.000 circa della Francia, i 14.000 della Germania e gli 8.500 del Regno Unito. C'è il disallineamento dell'erogato medio per impianto, la media italiana è di circa 1,3 milioni di litri annui, addirittura con un 30% dei punti di vendita con erogati inferiori a 500.000 litri l'anno, contro la media di 3,1 milioni in Francia, 3,5 in Germania e Regno Unito. Registriamo anche la polverizzazione degli assi proprietari, con alcune major storiche uscite dal mercato nazionale e ad una presenza di oltre 300 marchi registrati all'osservatorio prezzi. Dopo tocca osservare anche l'obsolescenza della rete, con oltre il 40% degli impianti che ha sicuramente più di 30, spesso anche più di 40 anni, con assenza di attività integrative. Appare indispensabile pertanto una riduzione del numero dei punti vendita attuali, individuando dei parametri selettivi e strutturali utili a perseguire un obiettivo di razionalizzazione in linea con la transizione alla mobilità ecosostenibile, come ad esempio insostenibilità economica degli impianti marginali a basso erogato, osservanza delle normative ambientali, osservanza delle norme di sicurezza del codice della strada, distribuzione di energie decarbonizzate, strutturazione minima di servizio, benzina e gasolio con componenti bio, almeno due tra i prodotti GPL, GNL, GNC o idrogeno, energia elettrica con potenza superiore a 100 kWh. Si dovranno prevedere sistemi di incentivi / disincentivi atti a favorire la chiusura degli impianti, anche semplificando le bonifiche degli impianti da smantellare, fare accedere gli operatori virtuosi ai fondi per la riqualificazione, anche trovando il modo di utilizzare il PNRR e o il fondo di coesione. Secondo tema importante, l'illegalità fiscale e contrattuale. Dopo i processi di liberalizzazione, il settore è stato progressivamente infiltrato da soggetti che, operando in maniera illecita con frodi carosello,
finalizzate all'evasione dell'IVA o con attività di contrabbando di prodotti petroliferi, oltre a determinare un rilevante danno all'erario, hanno inquinato il mercato con un gap competitivo che penalizza gli operatori corretti. Tali fenomeni trovano diffusione, in particolare nelle nicchie meno strutturali della distribuzione, più tendenti a colludere con l'illegalità spicciola o organizzata. Seppure in questi ultimi anni molto sia stato fatto per contrastare tali fenomeni, la specifica criticità dell'illegalità fiscale è ancora rilevante. Fondamentale in questo settore per il contrasto all'illegalità una forte integrazione comunicativa tra gli organi preposti, Agenzia Dogane, Ministero delle Imprese, Osservatorio Prezzi, per rendere efficace il monitoraggio e il controllo dei fenomeni anomali che sottendono le aree di elusione. Oltre alle misure strettamente fiscali, tali fenomeni si contrastano, a nostro avviso, anche operando ex ante su una selezione di operatori a partire dai loro requisiti soggettivi per operare nella rete. Ad esempio richiedendo dimostrazione della capacità economica, tecnica ed organizzativa per garantire la continuità dei rapporti di fornitura. Dimostrazione della capacità economica, tecnica ed organizzativa per garantire un percorso verso i prodotti ecosostenibili. La sussistenza del rispetto delle norme in materia di appalti e dei requisiti sociali ed individuali di piena legalità, ad esempio non essere soggetto a provvedimenti giudiziari, l'osservanza nella condizione dei punti vendita della contrattualistica del lavoro dipendente, nonché della contrattualistica di settore per l'affidamento della conduzione del punto vendita al gestore. Il terzo punto, contrattazione obbligatoria e nuove tipologie contrattuali. Razionalizzazione della rete, contrasto all'illegalità, ma altresì una forte tutela per gli operatori finali del settore, le migliaia di microimprese che noi rappresentiamo, preposte alla gestione quotidiana dei punti vendita. La modernizzazione della rete, che oggi non può più configurarsi nella semplice liberalizzazione come in passato del mercato, ma non può prescindere da regolarizzazione di forme contrattuali spurie, attualmente applicate in dispregio della normativa specifica di settore. Inoltre la rivisitazione dei rapporti contrattuali tra gestori e titolari di autorizzazioni che possano rendere più equilibrata, trasparente ed efficiente la sinergia tra le parti. Ad esempio nell'affidamento della conduzione degli impianti da gestori deve essere osservata la normativa di settore, utilizzando esclusivamente le forme contrattuali previste e sottoscritte con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative tipizzata e depositate presso il competente ministero. Premesso che la contrattazione articolata in primo e secondo livello deve essere obbligatoria per tutti i titolari di punti vendita, considerato che la distribuzione è strutturata fra le grandi reti delle major petrolifere e delle reti minori o minime di operatori indipendenti con elevati indici di frammentazione, appare indispensabile introdurre, accanto alla tutela da ogni elusione in materia, elementi di flessibilità, quali ad esempio una contrattazione decentrata per i titolari con meno di 300 impianti ed inoltre l'applicazione di un margine medio pesato sulla base degli accordi depositati al MITE ai sensi del decreto legislativo 3298 per i gestori delle reti cui i titolari hanno meno di 100 impianti. Oltre agli strumenti contrattuali attualmente tipizzati, ossia il contratto di comodato abbinato alla fornitura e contratto di commissione, si ritiene necessario rendere operabile uno spettro più ampio di forme contrattuali, quali ad esempio il contratto di franchising, il contratto di affitto di ramo d'azienda, come previsto dall'articolo 2562 del Codice Civile, con mantenimento del vincolo di esclusiva di fornitura, con applicazione delle condizioni di fornitura oggi riservate solo in extra rete e con la determinazione del prezzo al pubblico da parte dell'operatore finali che oggi è esclusa. In sintesi, quanto più sopra esposto, su questo punto richiama quanto testualmente contenuto nella risoluzione che citavo prima, presentata da Massimiliano De Toma, che cito testualmente. Contrastare l'illusione dell'obbligo di contrattualistica previsto dalla normativa di settore per tutti i titolari di autorizzazione, introducendo meccanismi di penalità e o sanzioni per inadempienze relative ad accordi collettivi o per l'utilizzo di tipologie contrattuali non previste dalla normativa, nonché regolamentando i trattamenti minimi delle gestioni in caso di inosservanza della contrattazione, favorire lo sviluppo di tipologie contrattuali aggiuntive che,
consentendo alle imprese finali della distribuzione di determinare il prezzo finale al consumatore, possano garantire al cliente, tramite una vera concorrenza dei prezzi, la scelta più conveniente presso l'intero complesso della rete distributiva, nel rispetto del principio dell'assicurazione di condizioni di accesso uniforme al prezzo di beni e servizi. Faccio giusto un accenno sulla questione della pubblicità dei prezzi, che è abbastanza recente, visto che la risoluzione numero 700079 ne fa riferimento esplicito. Ci permettiamo di tornare sul tema della pubblicità dei prezzi, in particolare sugli aspetti recanti dal decreto legge 5 del 2023, convertito nella legge 23 del 2023. È nota la nostra avversione al provvedimento, che ha prodotto anche iniziative di chiusura degli impianti, e preannunciamo altresì il ricorso avverso pubblicando il decreto attuativo al MIMIT. Per questioni legate alla tempistica di queste audizioni non le espongo ora, ma nella memoria estesa che abbiamo allegato dedichiamo anche un breve rapporto sulle dinamiche dei prezzi, focalizzandoci in uno degli allegati, ad presa ad esempio, per dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, la conclamata inutilità del cartello del prezzo medio. Nel ringraziare la Commissione si forniscono appunto questi ulteriori allegati, che è il testo esteso. Addizione, lasciamo Presidente, purtroppo non questo riusciamo più a spazio sentire il della suo fisica audio. A presso parte il MIMIT. la valutazione sul cartello del prezzo medio, quella è stata molto chiara, ma l'ultima frase no. Il suo tempo peraltro è scaduto. Ho capito che ha presentato un documento Va bene, chiaro. io ho concluso. Qui immagino che sia tutto spiegato con grande chiarezza. Le lascio ovviamente ancora il tempo per fare una conclusione. Ovviamente rapida, speriamo di sentirla perché il suo audio veramente va a intermittenza, per cui le No, ma io in lascio realtà ancora il avevo tempo per concluso. terminare. Magari le chiedo di tenere molto vicino il microfono perché altrimenti non riusciamo a sentire. Grazie. No, io in realtà avevo concluso, ringraziavo la Commissione e dicevo appunto che avevo legato questi tre testi, il testo esteso dell'audizione, il testo delle proposte FIGIS che stiamo discutendo al tavolo del MIMIT e quella relazione tecnica di cui citavo poc'anzi, che è un'idea di cosa succede durante una giornata tipica dei prezzi che ci sono, che sono presso l'Osservatorio dei Prezzi. Grazie a voi. Grazie Presidente, grazie davvero. Chiediamo ovviamente se ci sono domande, interventi da parte dei colleghi. Forse voleva intervenire la collega Colombo? No, forse è stato un errore. Capisco bene, non ci sono interventi da parte dei colleghi, allora possiamo chiudere questa parte di audizione. Grazie davvero Presidente.